Nell'ultimo appuntamento ci eravamo detti che nella liturgia della parola al centro c'è l'ascolto di Dio stesso che parla attraverso le letture della Bibbia. Abbiamo ricordato che ci sono quattro letture: la prima, il Salmo, la seconda lettura e il Vangelo. Abbiamo anche ricordato che alla fine della prima lettura e della seconda lettura ci viene detto parola di Dio, per ricordarci che Dio stesso ha parlato al mondo e soprattutto al suo popolo in tanti modi, attraverso segni, profeti e anche le persone scelte da lui. Mentre per il Vangelo diciamo parola del Signore, per ricordarci che Dio stesso ha parlato direttamente a noi, senza interpreti. Gesù, suo figlio, il Signore, è Dio che ci parla direttamente. Ecco perché diciamo parola del Signore. Ma la liturgia della parola, dopo aver proclamato e quindi ascoltato le letture, ha bisogno a volte che il sacerdote intervenga con l'omedia, ovvero la possibilità di spiegare ancora meglio, perché non vada mai perso il significato della parola di Dio, e dirci anche come viverla di giorno in giorno, cosa fare, cioè, perché quella parola diventi veramente nostra, nella nostra quotidianità. Dopo l'omelia, il sacerdote, ricordando ciò che ha detto la parola di Dio, chiede alla sua comunità di fare quella che si chiama professione di fede, che è semplicemente andare a ricordare l'essenziale del nostro battesimo, cioè che abbiamo detto di credere in Dio Padre, che crediamo in Gesù Cristo Signore che per noi è morto e risorto, che crediamo nello Spirito Santo che rende possibile ogni cosa e che crediamo alla Chiesa. La liturgia della parola, dopo la professione di fede detta anche credo, si conclude con la preghiera dei fedeli, cioè con quel momento in cui il sacerdote e tutti presenti